Sicuramente ritorneremo agli anni 70, dove il nero la faceva da padrone e queste cose evidentemente non si sono capite. E le aziende reclamano veramente il tutto perché ora avevamo una possibilità di lavorare, ecco, nella legalità. È una ferma presa di posizione quella della CNA di Arezzo in merito all'abolizione dei voucher. L'associazione di categoria ribadisce ancora una volta la propria contrarietà alla scomparsa di questo strumento. Forse qui non si è capito che in questo momento ancora la crisi persiste e che le aziende devono comunque lavorare anche in dei momenti che hanno dei picchi di lavoro e quindi devono portare avanti le commesse di cui hanno le richieste. Io mi auguro e spero, siccome questo è un decreto legge, quindi fatto con necessità urgente, da dove poi tramutare in legge, che il periodo dei 90 giorni sia un periodo in cui il governo ci ripensa e trova altri sistemi. Si parla di sistemi tedeschi, di mini job. Andremo a valutare quello che comunque ci metteranno a disposizione. E a fare eco alla CNA è anche Coldiretti Arezzo, che ha lanciato un allarme gravissimo per la scomparsa dei voucher anche in agricoltura. Ci sono a rischio una serie di produzioni perché l'impossibilità di assumere lavoratori con il sistema dei voucher porterà sicuramente a delle situazioni di criticità per alcuni settori, alcuni comparti. Voi chiedete ovviamente uno strumento sostitutivo, il prima possibile, del voucher. Questo è quello che chiediamo, lo chiediamo con rapidità e senza aggravio di burocrazia, perché se per ragioni diverse di carattere politico o altre si sospende uno strumento che funziona e poi magari lo si reintroduce con bizantinismi o con pesi burocratici, è chiaro che il danno sarebbe ancora più grande.